Tanto lo sapevo che sarebbe andato a finire così, io. Dico, vabbè, metto Ilicic perché sicuramente farà una partita di quelle pazzesche. Lo vado a mettere, non fa un c***o. Chi ti metto in panchina? Ti metto Quagliarella, secondo panchinaro, perché il primo panchinaro ovviamente spetta sempre a Milik perché Mertens è titolare. E cutrone in tribuna. Ciao e bella a tutti da me. Prima di continuare vi invito a passare tramite link in descrizione a scaricare Fantamaster qualora abbiate bisogno di un'applicazione no fica, fichissima, per fare il fantacalcio. Dice, ma che... Risultati del fantacalcio di questa nuova giornata. È una situazione molto molto particolare che sinceramente non mi sarei mai aspettato, ma io non è possibile che ogni volta che faccio, che prendo delle scelte insieme a Gualt, queste scelte si rivelano di continuo sempre sbagliate. E adesso c'è... Fatta notte, che è successo? Il sole, se ne va pure il sole bacia i belli, a me è scappato. Leghe, seghe. Allora, fantacalcio degli youtubers ovviamente, i risultati. Vi invito a lasciare tantissimi mi piace su questo video se volete che questa serie continui, ma soprattutto iscrivetevi anche al mio canale qualora non lo aveste già fatto. Attivate pure la campanella perché sennò i contenuti non vi arriveranno mai. Formazione, come si faceva? Calendario. Chiao Veronica, oggi giocava con gli ultimi saranno sempre i primi, hai capito i furbi? Se mettono i nomi, dice così arriviamo primi, io mettiamo il... Ah, capite come funziona? Cominciamo dalla loro formazione e poi vi leggo la mia. È una situazione molto molto particolare. Ma te pare a te che Pandeb. Cragno. C'hanno un panchina Handanovic. Io dico, come gli è venuto in mente di mettere Cragno? Hanno preferito, pare che lo fanno apposta. Pare che lo fanno apposta. La sorte, la buona suerte li aiuta sempre. Cragno 7 ha preso e non ha subito gol. Handanovic ha fatto un casino. 5-1-4 gli hanno messo il migliore. Hetteper, voto 5,5, ammonito voto 5. Toloi, voto 6. Strigger Larsen, voto 5, ha giocato male. Chiesa, non gioca titolare, entra. Assist al 128esimo minuto per chi? Per Cutrone che la butta dentro e manco mi degno di metterlo in panchina, addirittura l'ho lasciato in tribuna per far spazio a Ilicic, perché pensavo che l'Atalanta con la Juventus Ilicic avrebbe fatto 6 gol e 5 assist, e invece Pellegrini voto 6, Veretout 6,5, ecco che devo dire, vai, capelli a pisello 7+3, 10, se abbassa i capelli a pisello 7+3, 10. Io ero indeciso se prenderlo al fantacalcio, perché praticamente è un centrocampista che gioca in attacco, perché Pandev viene riportato al centro, gioca in attacco, quindi è come se metti 4 attaccanti a botta. A chi va a segnare ovviamente la butta al culo a me e Gualt, perché lo volevamo, l'avessimo preso noi, l'avessimo schierato titolare in questa giornata. 3 autogol, 2 espulsioni, dice 2 espulsioni alla singola partita, sì, si aveva 2 espulsioni, sì. Pinamonti 6,5, Immobile 5, Giallo 4,5, o Cacacciuccia o Cacacciuca 5,5. Adesso andiamo alla formazione del Gabon, perché i risvolti sono molto particolari e sinceramente, ragazzi, se continua a lasciare la gente in panchina. Cominciamo male. Perché il sottoscritto, non il sottoscritto io, quello che leggete in cui l'impressione, stava sul punteggio, vincevano 2-0 al 93esimo. Dico godo, l'ho messo, non ha preso manco un gol in trasferta, si è rivelata la scelta migliore. Ragazzi, cambio canale, dopo 5 minuti a partite finite rimetto, fammi andare a godere. Questo 0-2 del Bologna, 2-2, a momenti mi ricoverano, 2-2 a momenti mi ricoverano, è riuscito a prendere due gol in 30 secondi, mortacci, 30 secondi no, 5,5 meno 2, 3,5, poi dite che uno non bestemmia, Gaiolo, 6,5 più una 7,5, per fortuna mi ha fatto un assist, quindi uno dei due gol che ha subito Skorupski, diciamo che mi ha fatto cascare un minimo in piedi, ma comunque mi rovina i malus, mi rovinano... Mancini voto 6, che doti è, Faragnoni, sai, oh. Ragazzi, l'ho comprato apposta, l'ho comprato perché voglio che butta dentro. A sto giro la butta solo, che si è fatta moni, ma ha fatto giro al cazzo. Ma si è fatta moni, 6,5 più 3, 9,5, 6,5 più 3, 9,5, ammonito diventa 9.
Christian Danese Eriksen, senza voto, chi m'entra? Mentre Lazzari alzati e cammina, voto 6 e mezzo, dice ma come alla fine hai preferito lui a Ramirez? Nei consigli del Fantacalcio Live piattaforma Viola? Così, uno schiribizzo, ma è partito così. Sapognara 5 e mezzo, non ha giocato bene. Mancosu 6 e mezzo, ha giocato bene, non lo segna. Ramirez 5 e mezzo, ha fatto schifo, va bene. Ante Rebic, allora, Anta dell'armadio, devo dire che alla fine si è rivelata una scelta semigiusta. Certo, avessi messo il Quagliarella di turno, perché poi ci ho pensato fino all'ultimo a mettere Quagliarella, ma non per Rebic, quindi tra poco ci arriviamo, ma ha fatto 6 e mezzo più assist 7 e mezzo. Mertens è una certezza, 7 più 3, 10, butta palle in rete, non lo so io, come se fosse un porno attore professionista, bu 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 bu, proprio le lancia lui, e va bene così. Chi è che mi chiama questo call center, sai, del rotto il c***o, non ce la faccio più, ho denunciato 20 volte, non ve fanno niente, non ve fanno niente. Josip Ilicic, ho detto, lo volevo mettere, regà. Io ve lo giuro, all'ultimo, mancavano 18 secondi, io avevo cambiato Ilicic per Quagliarella. Avevo detto, metto titolare Quagliarella perché mi sento che questo rientro, butta la palla in rete e non su calcio di rigore. Mancavano 4 secondi, forse 3. Ho detto, no, non me la sento. Va bene, andiamo a vedere però i risultati, perché voi direte, che cosa significa il durello? Significa che sta la soppiata under comunque! Ovviamente. E adesso vi vado a leggere i risultati, perché visto che sto in casa vi dico io il mio risultato. Ho fatto 73 senza modificatore difesa perché me sta sul cazzo, 73, e loro hanno fatto 69 e mezzo, quindi 2-1 per me. Andiamo a leggere anche i risultati di tutte le altre partite, perché la patatona, ragazzi, sono tutti 1-1, ragazzi, sono tutti 1-1. La patatogna fa 1-1 con quindi decimo meridio. Manzo Team fa 1-1 col Tettenham e Sex Symbols fa 1-1 con SS Fazio. Andiamo ad aggiornare la situazione di classifica, perché in questo momento, ragazzi, voi pensate se io quelle 2, 3, 4, 5, quelle 6-7 partite che ho perso o pareggiato a sfiga, se le avessi vinte, staremmo parlando di un trionfo. Staremmo parlando di un trionfo. Ovviamente contro di me ci sono tante cose. Sex Symbols primi a 60 punti, Vericchiappo, e fu così che arrivai ultimo. SS Fazio 49, se fermano pure loro. La Patatonia 48, se fermano pure loro. Chiavo Veronica, ci avete fatto due palle così a inizio anno. Che squadra di merda che ci avete. La difesa fa cagare, centrocampo fa cagare, l'attacco fa cacà, evidentemente cacà del Milan dei bei tempi. Perché? Perché stiamo a 47, siamo a meno 2 dal secondo posto, obiettivo. Non va bene sta cosa, no. Mi fate girare cazzo. Allora, quindi 47 a meno 2 dal secondo posto in classifica. Chi lo avrebbe mai detto? Non ce davate una lira, non ce davate una lira. E io invece lo sapevo che avrei. E fu così che arrivai ultimo. Gli ultimi 38 punti. Quindi li distacchiamo comunque di un buon margine in classifica tra quarto e quinto posto. Sembra un po' la classifica di Serie A, cioè molto molto simile praticamente, che ha Juventus, poi ci sta l'Inter, la Lazio, io sono l'Atalanta della situazione, quindi merito io di vincerlo, e poi sotto le pippe. Gli ultimi, poi Manzo Team 37, quindi decimo meridio 30, Tettenham 17, hanno pareggiato un'altra sti stronzi, avessi vinto con loro all'andata, ritorno, quei due partite che mi hanno culato, ho fatto 65 e mezzo, mi hanno battuto di mezzo punto. Becco sempre gente che fa 5 go. Io ne faccio minimo 3, 2, se mi dice, ma questa è la situazione di classifica. Vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti e fatemi sapere come mi classificherò in questo fantacalcio degli youtubers. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti. È ovvio che c'ho il durello e durerà parecchio, o meglio, forse durerà poco, perché già sta per cominciare un'altra giornata di Serie A e probabilmente a sto giro qualcuno mi butterà il c***o, perché lo so come funziona. Lo so come funziona, io devo salvare la faccia, devo difendere il titolo, perché l'anno scorso l'ho vinto io e non mi sta bene che ci sono tre persone davanti a me. Mi rode il culo, perché io sono il più forte, sempre e comunque. Mi stanno a bombardare, vado qua, mi devo difendere.